Buonasera a voi tutti che ci seguite su Liberi TV. Questa sera parliamo di libri e siamo in compagnia con Alessandro Litta Modignani, che conosciamo da tempo e conosco da tempo. Grazie Alessandro di essere qui con noi. Ma grazie a te Gianni, grazie di questa opportunità che mi dai di parlare di armeni e di presentare questo libro di cui sono curatore. Esattamente, infatti parliamo di un libro che tu hai curato. Ricordiamo che oggi è il 15 luglio, quindi questa trasmissione la registriamo e la vedrete fra qualche ora. Parliamo di questo libro che è stato curato da Alessandro Litta Modignani. Allora, il titolo è I Gats chiamava Mikhail Mikhail, l'autore è Mikhail Mikhelian. È una testimonianza che riguarda il genocidio armeno. Ricordiamo appunto che Alessandro Litta Modignani appunto, ha curato questo volume di memoria, messo insieme perché l'autore è morto un po' di anni fa. In realtà di queste memorie lui le ha messe insieme e ha dato vita appunto a questo libro che è edito da Libri Liberi e la postfazione di David Megnagi, importante, poi ne parleremo anche di questo professore. Allora, facciamo un salto nel secolo scorso con questo libro, l'apertura del secolo che in qualche modo lancia anche diciamo dei sinistri avvertimenti su quello che poi sarà la Shoah, perché poi il paragone per forza avviene. Parliamo dello genocidio degli armeni. Per diciamo dare una rapidissima, proprio rapidissima in pillole sintesi di cosa si tratta. Gli armeni erano un popolo appunto che fu peraltro subì se non sbaglio, in due momenti diversi, un genocidio, soprattutto per quanto riguarda, soprattutto da parte dei turchi che li vedevano, e poi ci dirà anche magari Alessandro perché. Come una minaccia un po' cioè il panturchismo, all'epoca stava finendo l'impero ottomano, si stava per costituire lo Stato turco, la Repubblica. Chi erano i giovani turchi che oggi un po' anche in modo risibile abbiamo all'interno del PD? E so che gli armeni, diciamo i discendenti degli armeni, si sono giustamente risentiti di questa cosa. E ne parliamo con Alessandro Litta Modignani che ha curato questo volume. Io do subito a lui la parola per spiegarci un pochino il senso e proprio partendo dal titolo, Mikhail, queste parole virgolettate, di chi sono, che storia vera di vita drammatica è? A te la parola, Alessandro. Allora, ancora una volta, grazie Gianni di questa ospitalità. L'unica cosa che hai dimenticato di dire è che io sono armeno da parte di È madre vero, è la cosa più e quindi importante, forse ha se ragione. l'autore di queste memorie, Michel Mikhelian, era un mio lontano parente, uno zio, noi l'ho sempre chiamato zio in famiglia, è mio parente alla lontana. Era nato nel 1901, è morto nel 1984 e da bambino tredicenne visse in prima persona la deportazione e lo sterminio della propria famiglia insieme a quella di tanti altri, e solo per vicende veramente rocambolesche e veramente miracolose, Michel Mikhelian riuscì a sopravvivere allo sterminio degli armeni e a lasciarci questo libro di memorie e di testimonianze. Tu hai fatto un quadro storico giusto, molto Moltissimo. generico. Io voglio ricordare che l'impero ottomano, già alla fine dell'Ottocento era andato completamente in crisi e in disfacimento, continuava a perdere pezzi dopo la famosa conferenza di Berlino del 1878, ma poi progressivamente ci fu la Libia, no? La guerra di Libia in cui l'Italia prese la Libia all'impero ottomano e poi le guerre balcaniche nel 12 e nel 13, alla vigilia della prima guerra mondiale, l'impero ottomano era completamente in dissoluzione. E in questo impero ottomano prende piede con forza un forsennato e furioso nazionalismo turco. Il genocidio armeno, voglio sottolinearlo, voglio che sia ben chiaro, è tutto completamente imputabile al nazionalismo turco. Nasce in quell'epoca, diciamo all'inizio del secolo, il governo dei giovani turchi, che tu evocavi, ed è un governo che si presenta apparentemente come un governo liberale. Un governo che ridà all'impero ottomano quella costituzione che il sultano aveva prima concesso e poi abrogato, viene restaurata la costituzione e i giovani turchi hanno come motto Liberté, Égalité, Fraternité, il motto della rivoluzione francese. Quindi nasce con grandi aspettative, ma queste aspettative liberali durano pochissimo
E c'è un'analogia, se mi permetti, anche se la storia non dovrebbe consentire di fare questi salti, ma c'è una forte analogia fra quello che in fondo è stato negli anni recenti le grandi speranze suscitate dalla primavera araba come primavera di democrazia. E poi è venuto l'inverno del fondamentalismo islamico. Ecco, diciamo che, fatte le dovute proporzioni, ma anche in questo caso il governo dei giovani turchi si presenta con grandi ideali liberali e rapidamente si converte con un nazionalismo furibondo e atroce. E quindi si può dire a tutti gli effetti che i giovani turchi sono dei precursori dei nazisti, perché loro hanno questa minoranza forte interna. Il popolo armeno è un popolo millenario che ha tradizioni millenarie, è un popolo cristiano convertito al cristianesimo prima ancora dell'editto di Costantino. All'inizio del 300, non 1300, del 300 d.C. È un popolo colto, con un alfabeto, una letteratura, una poesia, è fatto di un ceto medio benestante. E quindi ci sono tutte le condizioni per il più classico dei genocidi di una minoranza colta, benestante e cristiana all'interno di una vastissima comunità, per lo più analfabeta, povera e musulmana. Il panturchismo, cioè quando nasce la Turchia moderna, lo Stato nazionale turco, mentre l'impero ottomano era un impero sovranazionale di tante nazionalità, quando questo impero crolla e nasce la Turchia moderna nazionalista, gli armeni, per gli armeni non c'è più posto. I turchi gli si rivoltano contro con una violenza inaudita e approfittando dello stato di guerra, ricordiamo che la guerra è proclamata nel 1914. La Turchia controvoglia è trascinata dalla Germania in guerra negli ultimi mesi del 1914 e in questo contesto dà vita al genocidio. Ti Sì, ripasso la parola. diciamo, sì, abbiamo contestualizzato tutta quanta questa vicenda che peraltro tu hai inserito, io mi ero dimenticato di dirlo, a parte il fatto che sei di discendenza armena, che anche questo è importante, ma anche, diciamo, la caratteristica del fatto che sono un popolo cristiano. Perché? Perché ho visto che in questa, diciamo, vicenda, che poi appunto coincide con tutta la vicenda poi europea, la prima guerra mondiale e così via, sono state un pochino anche utilizzate delle strumentalizzazioni un po', perché poi ci stava da una parte anche la Russia, e in questa vicenda un po' sono state strumentalizzati contro gli armeni anche i curdi, se non vado Certo. errato. Allora, Ecco, questa è una vicenda un po' particolare, ce la puoi specificare un po'? raccontiamo l'episodio a partire diciamo, dalla data simbolicamente scelta, il 24 aprile 1915. Allora, negli mesi immediatamente precedenti c'era stata la riunione del congresso politico del Comitato Unione Progresso, cioè il partito politico dei giovani turchi, che aveva deciso che bisognava a tutti i costi stroncare la presenza armena. Quindi il genocidio prima di tutto è stato deliberato da organismi politici. Successivamente è stata implementata una organizzazione che si chiamava Organizzazione Speciale, no? Cioè sono stati, siccome le truppe erano impegnate sui tre fronti di guerra, sul Caucaso, sui Dardanelli e anche con l'Iraq, con l'impero britannico, quindi non potevano essere distolte truppe, è stata organizzata una milizia. Questa milizia era composta per lo più da avanzi di galera, cioè persone a cui era detto: guarda, se esci tagli la gola agli armeni, poi noi ti faremo uno sconto di pena, anzi quello che riesci a portare via agli armeni, che sono ricchi, magari resterà a te quello che gli trovi in tasca. E quindi nasce questa organizzazione di tagliagole fatta da delinquenti e soprattutto anche da tanti curdi che erano delle minoranze, anche loro erano una minoranza però musulmana e vivevano nelle zone orientali della Turchia vivevano in organizzazioni tribali ed erano sostanzialmente delle bande di predoni che però sottostavano al potere imperiale. Quindi il governo dei giovani turchi utilizza queste bande di predoni curdi per attaccare le carovane degli armeni deportati. Allora, tutto questo
Il fatto che sia stato deliberato, il fatto che ci sia stata un'organizzazione speciale, il fatto che sia stata operata una deportazione sistematica di provincia in provincia, di città in città, se uno guarda il calendario, aprile, maggio, giugno, luglio del 15, e guarda la cartina geografica, le città, le province armene, capisce che c'è una sistematicità in questo genocidio. E quindi tutti questi elementi insieme, dal punto di vista giuridico, tecnico, oltre che storico e politico, tutto concorre a definire perfettamente quello degli armeni un genocidio, secondo quello che è stabilito diciamo, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite del 1948. È il genocidio. Aggiungo solo che quando Rafael Lemkin, per primo inventò il termine genocidio nel 42-44, lo sterminio degli armeni era già nella memoria storica, ma della Shoah si sapeva naturalmente, ma non si aveva ancora la contezza piena che si sarebbe avuta dopo la guerra. La guerra era ancora in corso e quindi Lemkin ha inventato la parola genocidio prendendo esempio proprio dagli armeni, ancora più che dagli ebrei, di cui la Shoah poi sarebbe stato l'apoteosi, diciamo, il genocidio di tutti i genocidi più tremendo. Ecco, questo lo dico perché anche dal punto di vista, diciamo così, non solo storico del giudizio morale, ma anche dal punto di vista tecnico, giuridico, Certo, da qualunque si voglia della considerare, tradizione storica. incontestabilmente quello degli armeni è un genocidio. Poi, se vuoi, entriamo nel merito del racconto e del libro. Ecco, infatti, torneremo sicuramente a parlare del presente, anche dell'analisi storiografica che tu hai fatto, però dobbiamo assolutamente dire, in qualche modo, accennare a chi è Aigazze e chi è Michael. Allora, siamo ad Arab Kir, una piccola cittadina in provincia di Karpert, quella che oggi in Turchia si chiama Harput, ma allora si chiamava Karpet, ed era una dei capoluoghi di provincia, dei vilaget, che sono queste province abitate dagli armeni, no? Nel pieno dell'Anatolia centrale o centro-orientale. E quindi questo bambino vede che cominciano a passare delle carovane di donne disperate, vede che arrivano brutte notizie. Certo, loro vivono la loro vita sereni, tranquilli, ma poi arrivano le brutte notizie. Poi un giorno scoprono che tutti gli uomini del paese sono stati arrestati e anche il papà di Michael viene arrestato. E questo bambino vede che suo papà è in prigione e poi vede che a un certo punto dice: no, tutti quelli che erano in prigione non ci sono più, sono stati portati via, sono stati portati a fare dei lavori. In realtà sono stati, ahimè, sono stati tutti trucidati in una maniera tremenda. E poi la famiglia è costretta a partire, quindi si caricano pochi effetti personali sul dorso di qualche mulo e si parte. Migliaia, decine di migliaia di persone vengono instradate sui sentieri infuocati dal deserto dell'Anatolia centrale. E così poco alla volta muoiono, qualcuno muore di stenti, qualcuno si suicida, le ragazze di notte vengono stuprate e così. E via via c'è questo racconto dolorosissimo. Poi per me, che ho conosciuto mio zio, Michel Michaelian, l'ho conosciuto in vita, è un racconto straziante. E loro sono costretti ad abbandonare la mamma morta sotto un arbusto, così dicendo: questa notte sarà il banchetto degli avvoltoi, dei topi e degli animali del deserto. E Michel si trascina sulle spalle il fratellino di 2 anni, Haigaz. È un bambino che non parla, parla poche parole, chiama la mamma, chiama il fratello, e lui se lo porta dietro, finché a un certo punto, il momento culminante del racconto che dà il titolo del libro, è quando a un certo punto Michael prende parte e va, decide di alzarsi e di andarsene e si mette a correre. Sente dietro di sé uno scalpiccio, sente il fratellino che chiama Michael, Michael, ma lui dice: io non so perché, non ho mai deciso questo, però così a un certo punto, senza avere nessuna pietà, senza avere nessuna ragione apparente, no? Senza averlo mai deciso, io non mi voto, continuo a camminare, a correre e poi
Molte ore più tardi arriva la sera, lui gira a cercare il suo fratellino, ma non lo troverà mai più. Evidentemente l'istinto di sopravvivenza lo ha spinto per salvarsi ad abbandonare alle sue spalle, il fratellino di neanche 2 anni a un destino senza speranza. Beh, qui adesso io sono molto ignorante della materia, ma ci sarebbe veramente da, diciamo, da andare a ripescare Freud, per dare la spiegazione del fatto, che su una vicenda che ha un canovaccio drammatico, devastante, come questa qua del genocidio armeno e di questa vicenda comunque sia che si inserisce all'interno di questo fatto, il titolo venga, diciamo, riservato a questo momento, questo episodio, il momento del distacco, che in qualche modo, questa, insomma, espone anche, l'autore, al giudizio, in qualche modo, del lettore, perché, insomma, è una cosa, Sì, di tanti momenti, diciamo, sicuramente drammatici, terribili, che ha passato, un libro di memoria avrebbe potuto avere un altro titolo, e invece l'autore ha scelto proprio questo titolo, il momento forse più drammatico certo. nella drammaticità dell'evento. Ma sai, come ho detto, in parte poi nelle considerazioni successive anche che fa l'autore stesso, si capisce, no? Sì, chiunque legga capisce, intuisce, dice io non capisco perché. Però dopo è successo questo e quello, quindi si capisce che lui ha agito per istinto di sopravvivenza e alla luce degli avvenimenti successivi bisogna dire che se lui fosse stato col fratellino, né lui né il fratellino si sarebbero salvati. Io adesso non voglio raccontare tutto il libro, lui rimane No, per 3 anni prigioniero delle tribù curde che se lo sballottolano da un posto all'altro, poi riesce a emanciparsi, poi capisce che deve scappare. Insomma, una vita estremamente tormentata perché poi i Michaelian sono andati a vivere ad Addis Abeba dove hanno conosciuto la mia famiglia, mia madre, mia nonna, mio nonno vivevano ad Addis Abeba, si sono rincontrati lì e poi alla fine anche lì la seconda guerra mondiale hanno bruciato la casa, hanno perso tutto, insomma, ha passato una vita che è significativa di tutti gli orrori del Novecento. E quindi e si capisce che lui racconta che tutta la vita rimane con questo interrogativo, con questo rimorso. Ecco, è vero che è stato l'istinto di sopravvivenza, ma il rimorso rimane. E quindi si capisce che per questa ragione ha voluto dare quel momento così straziante della sua vita, ha voluto farne il titolo del racconto delle sue memorie. sì, mi sembrava, diciamo, opportuno sottolinearlo perché è una cosa, diciamo, sappiamo che insomma è sempre un libro che va venduto e comunque sia si deve conquistare il lettore, no? Però a dare anche la possibilità di sottoporsi al giudizio negativo che può essere di un lettore, vuol dire che insomma c'è forse un trauma dentro che non è in qualche modo, si può dire, superato, insomma, qualcosa di Certo, pesante che si è vissuto. Senti, certo. Alessandro, Quel trauma lì non si supera mai, Gianni. Non infatti, si supera mai. volevo passare appunto a chiederti, un po', visto appunto come avevamo accennato in apertura, che questo è un libro che rimette insieme delle memorie già scritte. Ecco, che metodo hai usato? Come hai fatto, insomma, a curare questo volume e a proporlo? Allora, questo libro è uscito in Francia. Come un libretto autoprodotto, diciamo, in poche copie, Michel Michaelian l'ha diffuso alla sua famiglia, alla sua cerchia, ai suoi amici e quindi lui ha messo insieme questi suoi ricordi. Io l'ho tradotto dal francese, intanto ho rispettato moltissimo la letterarietà, anche se Michel Michaelian era un medico, non era certo un grande scrittore, era un uomo di buona cultura, è scritto in un francese, diciamo, un po' impeccabile dal punto di vista scolastico, ma molto semplice, come un uomo semplice era Michel Michaelian. Io ho rispettato quasi completamente la traduzione, salvo eliminare alcuni passaggi, diciamo, un po' noiosini in cui lui racconta delle cose che raccontate ai familiari hanno un senso, ma raccontate al pubblico sono un po' estranee. Ecco, a parte alcune leggere, dei pezzetti qua e là di considerazioni sue, così, un po' secondarie, per il resto il libro è fedelissimo al testo originale. Ho scritto una introduzione, diciamo, tutta politica,
visto che io sono, come tu sai, e credo che anche qualche ascoltatore mi conosca, sono stato per 40 anni un militante e un dirigente del Partito Radicale, quindi io ho scritto un'introduzione politica e ho espresso le mie idee e anche le mie critiche su questo, diciamo, sull'attualità della questione armena nel centenario del genocidio. E poi io devo ringraziare qui David Megnagi, che non solo mi ha aiutato a trovare questo piccolo editore di Firenze, Libri Liberi, che mi ha pubblicato il libro, ma che ha anche scritto una bellissima postfazione, piena di spunti culturali, letterari, storici e politici, ed è sono considerazioni di grandissimo interesse, ecco, secondo me. Sicuramente sì, poi ci sono anche degli articoli molto interessanti. Volevo tornare, appunto, tu hai accennato al passato e al presente, secondo me, di militanza radicale, quindi ovviamente un ambiente politico che è sempre stato attento agli scenari internazionali, ai diritti umani e così via. Questa vicenda del genocidio armeno e soprattutto la menzione, la pubblicità di questo fatto, o appunto l'opportunità invece di tacerlo, è una cosa che è venuta alla ribalta della cronaca in qualche modo da qualche tempo, soprattutto perché il Papa, Papa. sì, Francesco, Papa Francesco, si è permesso appunto di citare questa cosa e la Turchia se l'è presa un po' a male. Ecco, io volevo commentare con te un pochino l'aspetto, l'ambiente adesso internazionale attuale. Come vedi, pensi che insomma Francesco abbia avuto un coraggio fuori dal comune, oppure effettivamente questa cosa per una certa opportunità ancora oggi, a un secolo dall'essere avvenuta, si tace col Guarda, volume? io non credo che il Papa abbia parlato per senso dell'opportunità, perché se fosse stato per l'opportunità, forse gli sarebbe convenuto tacere, visto che la Repubblica Armena conta poco, la diaspora armena conta ancora di meno, mentre la Turchia, non fosse altro per la posizione geografica che occupa sul Bosforo e Dardanelli, è una nazione, una piccola potenza, ma di primissima importanza. Io lo dico da laico e anticlericale, voglio ringraziare Papa Francesco per aver avuto il coraggio di parlare del genocidio armeno. Personalmente, e tanti altri armeni si fanno, diciamo, un punto d'onore, un punto di principio nel cercare a tutti i costi di sollevare questa questione del genocidio armeno. Io ho avuto una polemica con Sergio Romano sulle colonne del Corriere della Sera, una prima volta 2 anni fa e poi di nuovo quest'anno, proprio in occasione sabato 25 aprile, quindi il giorno dopo l'anniversario armeno, c'è stata una certa polemica, diciamo, con Sergio Romano sul Corriere della Sera, e io penso che, al di là delle opinioni che ognuno di noi si può fare, i libri di storia sono incontestabili. In Italia ci sono i testi di Marcello Flores, che è uno storico di primissimo ordine e che sono inoppugnabili. Ci sono storici armeni, turchi. Io voglio ricordare Taner Akgam, nazionalismo turco e genocidio armeno. Taner Akgam è un turco che è stato messo in galera in Turchia per aver scritto quel libro. Poi è dovuto andare in Germania, dove ha avuto l'asilo politico, e adesso insegna nelle università negli Stati Uniti d'America. Ed è un turco, e poi c'è Yves Ternant in Francia, cioè la storiografia è unanime nel giudicare quello degli armeni un genocidio. Non vedo come potrebbe essere diversamente, visto le condizioni storiche, anche tecniche e giuridiche che ricordavo prima. L'unico paese dove si nega il genocidio è la Turchia, ma lì parlare di genocidio è considerato ancora, o comunque fino a poco fa, era considerato un reato specificamente previsto dal codice penale. Allora, di fronte a questo, è certo che anche la Turchia è un paese potente e ha molti amici. Esiste in Europa una commissione indipendente per la Turchia, di cui fanno parte eminenti personalità, e per l'Italia, in questa commissione fa parte Emma Bonino. Io voglio ricordare che i radicali si sono battuti a lungo per l'ingresso della Turchia in Europa,
E io sono fiero di avere fatto parte di quella storia. Adesso, con questo governo di Erdogan, che diventa sempre più integralista, sempre più fondamentalista sul piano religioso e sempre più autoritario sul piano politico, le repressioni, le uccisioni dei giornalisti, le incarcerazioni. Allora, di fronte a tutto questo, della Turchia in Europa si può discutere, si può ridiscutere. Quello che io ho contestato è il fatto che in quel rapporto di quella commissione che citavo si fa riferimento proprio al genocidio degli armeni e al fatto che sono almeno una ventina, almeno 20, i parlamenti nazionali di tanti paesi che chiedono alla Turchia di riconoscere il carattere genocidario dello sterminio degli armeni. 20 parlamenti, compreso il Parlamento europeo. E a fronte di tutto questo, la Commissione indipendente della Turchia, di cui fa parte Emma Bonino, cosa dice? Scrive che non è bene che si parli di genocidio, che queste prese di posizione di questi parlamenti sono controproducenti, perché così scusate, la Turchia si irrigidisce, si blocca il dibattito e non si favorisce la libera discussione intorno a questo tema. Allora io considero sbagliatissimo questo modo di ragionare, perché prima di tutto viene la verità. I radicali hanno fatto del diritto alla verità la ragione fondante della loro esistenza. Quindi bisogna avere la verità, il coraggio della verità e denunciare che quello è stato un genocidio. Se non si parte da lì, non si va da nessuna parte. La Germania oggi avrà tante colpe, tanti meriti, ma sicuramente può sedere a testa alta nel consesso internazionale, perché la Germania ha riconosciuto la Shoah, lo sterminio degli ebrei, e quindi la Turchia avrebbe tutto da guadagnare, la Turchia di oggi, la Turchia democratica, che aspira a entrare in Europa, che aspira a giocare un ruolo di primo piano sulla scena internazionale, avrebbe tutto da guadagnare se, oltre a porgere le condoglianze agli armeni, riconoscendo che sì, è vero, purtroppo è deprecabile che in una condizione di guerra ci sono stati dei massacri, no, dovrebbe riconoscere il carattere genocidario, cioè sistematico, di tutti quei massacri, e dovrebbe chiedere scusa agli armeni. E allora, a partire da quel momento, forse anche la Turchia guadagnerebbe qualcosa. Sì, condivido molto queste due parole, e volevo, visto che siamo ormai verso la chiusura, chiederti oggi: gli armeni dove stanno? Sono organizzati? Hanno uno spazio? Bellissima domanda. Allora, gli armeni sono stati spazzati via da quella regione storica che hanno occupato per millenni. Vorrei ricordare che, diciamo, quando i turchi hanno eliminato gli armeni, i turchi dominavano lì da 500 anni, 5 secoli, ma gli armeni vivevano lì da almeno 2000 anni, forse di più. Forse 3000, perché le radici del popolo armeno sono antichissime. E nell'impero, diciamo nella Turchia contemporanea, all'epoca del genocidio c'erano circa 2 milioni di armeni, diciamo in quella che oggi è la Turchia, e oggi ce ne sono circa 70.000, quasi tutti vivono a Istanbul. Ok? Quindi, anche dal punto di vista statistico, i 2 milioni di armeni non ci sono più. Che cosa sono gli armeni oggi? Sono 7 milioni di armeni che sono scappati all'estero all'epoca, vivono, poi si sono riprodotti, sono cresciuti di numero, vivono nella diaspora, cioè vivono soprattutto in Francia, ma anche in Italia, ci sono a Milano, a Roma, ci sono a Venezia delle comunità armene, e poi negli Stati Uniti. Gli armeni vivono nella diaspora. Poi ci sono 3 milioni di armeni che vivono nella Repubblica di Armenia, che è nel Caucaso. Quindi, che cos'è questa Repubblica Armenia? Era una provincia periferica del grande territorio storico dell'Armenia storica, dove gli armeni hanno sempre vissuto. Ma siccome quella sul Caucaso era già stata occupata dalle truppe russe, lì gli armeni si sono salvati, e quelli che sono scappati a Erevan, che oggi è la capitale dell'Armenia, ma che un tempo era una provincia, un capoluogo periferico dell'Armenia storica, lì sono rimasti questi milioni. L'Armenia come Stato indipendente esiste dal 1991, perché poi quell'Armenia fu assoggettata e divenne una delle province, fu piegata da Stalin e divenne una delle province dell'Unione Sovietica. Ecco. Quindi oggi la questione degli armeni, la situazione degli armeni è questa: 3 milioni
nell'Armenia indipendente dal 1991 e 7 milioni che vivono nella diaspora in giro per il mondo. Ma adesso, tanto per fare un parallelo sicuramente becero, ma gli armeni, discendenti degli armeni, o sopravvissuti, o comunque sia nipoti, pronipoti, hanno in quel senso, quel desiderio, un po' come diciamo, le persone di religione ebraica, di andare in un loro stato, Israele, e quindi in Armenia, oppure lo vivono in un modo diverso questa parte? Beh, dipende. È chiaro che è passato un secolo e io sono italiano, no? E tu mi conosci, Gianni, cioè io, diciamo, adesso che i capelli non ci sono più, la barba è diventata bianca, mi metto a riscoprire le mie radici. Quando invece ero ragazzo sentivo i miei genitori, mia mamma, mia nonna, i miei nonni, no? Che parlavano di armeni, cioè che palle, sta storia degli armeni, cioè, è normale che sia così. Oggi sono stato in farmacia, te lo dico, guarda, e ho sentito una signora davanti a me che prende il telefono, si mette a parlare al telefono, e parlavo in armeno, ho riconosciuto, ma io non è che so bene l'armeno, solo che riconosco quelle quattro parole che dicevano mia mamma e mia nonna. E quindi ho detto, ma signora, lei è armena, ti lascio immaginare che commozione, che gioia. Però sono cose che col passare del tempo si perdono, nessun popolo vive e conserva. Sì, certo, gli ebrei hanno una storia tutta particolare, diciamo, e adesso non vorrei aprire questa discussione sulle radici religiose. Vedevo se ci poteva essere si poteva fare un paragone. Ma certo, è un paragone calzante. Diciamo che per fortuna la lingua e la cultura almena vengono preservate dal fatto che c'è una Repubblica Armena che parla armeno, e ci sono 3 milioni di armeni che sono uno stato indipendente. Gli altri nella diaspora, qualche famiglia si è conservata e qualcuno col passare del tempo, con i matrimoni misti, col perdere l'abitudine a usare la lingua, eccetera, eccetera, e alla fine, se si vive nella diaspora, alla fine quelle radici lì si dissolvono. Bene, siamo in chiusura. Ricordiamo allora questo libro che ha curato Alessandro Litta Modignani, Ai gas chiamava Michael Michael. Posso farlo vedere così? Sì, tanto poi lo mettiamo in copertina nel video. È la copertina, questi colori, fate finta che questo giallo sia un po' più arancione, questi tre colori, rosso, blu e arancione, sono i tre colori della bandiera della Repubblica Indipendente di Armenia. Questo è un libretto di 100 pagine, è un libretto, io non ho la pretesa, diciamo, di dire che sia, però è una testimonianza molto densa, molto vera, molto realistica. Chi ha voglia di approfondire la questione può leggere degli importanti libri di storia. Chi vuole avere uno spaccato di vita vissuta, assolutamente vero, tutto quello che è scritto qui dentro è tutto tragicamente vero. Quindi chi vuole farsi un'idea attraverso una testimonianza, un racconto, può leggere queste 100 dolorosissime pagine di Michel Michaelian intitolate Ai gas chiamava Michael Michael. Bene, ricordiamo ovviamente che l'editore è Libri Liberi, la collana Passaggi, che è curata e diretta da David Begnaggi. Io ringrazio Alessandro Litta per aver scelto anche Libri TV per promuovere questo libro, e magari vi invito, se avrà anche altre cose da dirci, ovviamente anche altri libri da promuovere, di molto chiederci bene. E noi ci accorderemo. Abbiamo visto anche che il collegamento è abbastanza buono. Grazie anche a Donato Volpicella che ci ha aiutato in questo collegamento, grazie di cuore. Sì, il nostro fedele regista che non compare mai da Bari, Donato Volpicella, lo ringraziamo. Grazie a voi tutti, facciamo girare il più possibile, facciamo conoscere questa storia e questo libro. Grazie ancora, alla prossima su Libri TV. Ciao, grazie. Ciao.